Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di una famiglia. A primo impatto quella sembra una famiglia normale, che ama condividere la sua vita su internet. E vi sto parlando della famiglia Watts. La nostra storia inizia nel 2009, quando Christopher e Shannon si incontrano. Entrambi sono della Carolina del Nord. La cosa inizia in questo modo. Lui le manda una richiesta d'amicizia su Facebook, lei però inizialmente neanche l'accetta, in quanto non vuole impegnarsi in una nuova storia, o almeno quella non è la sua intenzione. Shannon ha solo 25 anni, vuole crescere, divertirsi, lavorare, ma non impegnarsi seriamente. Di conseguenza, Shannon continua la sua vita come se nulla fosse. Ma ecco che, a distanza di qualche mese, Chris Watts torna all'attacco e chiede nuovamente l'amicizia su Facebook a Shannon. Questa volta la ragazza non è che ci stia molto a pensare, accetta la richiesta d'amicizia, ma rimane della sua idea e in fondo pensa che questo Chris Watts non l'avrebbe mai incontrato per il resto della sua vita. Ma invece Shannon si sbaglia, infatti Chris la contatta e insiste per avere un appuntamento. Shannon alla fine accetta di uscire con Chris. Molti appuntamenti come questi non vanno a buon fine. Vi ho raccontato spesso di come sia facile fingersi qualcun altro su internet, dare una prima buona impressione. Il primo incontro, però, può rivelarsi letale. Però questo non è il caso, perché tra Shannon e Chris scoppia un vero e proprio colpo di fulmine. Quindi ben presto i due ragazzi si innamorano e si mettono insieme. Chris e Shannon quindi si frequentano, escono assieme, ma Shannon avvisa Chris del fatto che non ha intenzione di impegnarsi. La ragazza, infatti, nonostante la sua giovane età, ha già un matrimonio fallito alle spalle, ha dovuto affrontare un divorzio molto doloroso per lei e non se la sente di rimettersi di nuovo in gioco. Inoltre soffre di una malattia molto problematica, ossia il lupus. Il lupus è una malattia cronica e autoimmune che può colpire diversi organi e tessuti del corpo. Il lupus è classificato anche nelle malattie reumatiche, ma può colpire e colpisce spesso cuore, pelle, polmoni, fegato, reni e il sistema nervoso. I medici dicono a Shannon che per lei sarebbe stato molto difficile rimanere incinta e mettere al mondo un bambino. Nonostante questo, Shannon e Chris si sposano il 3 novembre del 2012 e decidono di trasferirsi in Colorado, a Frederick, una città situata nella contea di Weld, a circa 40 km da Denver. Arriviamo al 17 dicembre 2013, quando viene al mondo la prima figlia di Chris e Shannon, Belle Marie Watts, mentre il 17 luglio del 2015 nasce la loro seconda figlia, Celeste Catherine Watts, detta Sissy. Dal 2013 Shannon ha lavorato come specialista delle risorse umane presso il Colorado Children's Hospital, poi ha lasciato il suo lavoro, probabilmente per prendersi cura delle sue bambine. Quindi, a gennaio 2016, Shannon ha iniziato a lavorare per un'azienda di integratori multilevel. Chris invece lavora per Anadarko, una società petrolifera. Per il tipo di lavoro che fa Shannon, il contatto con il pubblico è la prima cosa che conta, perché il suo lavoro consiste in pratica nel fare la rappresentante. Le vengono quindi forniti dei kit di integratori e lei semplicemente li deve vendere a più persone possibili. Se poi riesce a trovare anche altre persone disposte ad entrare in azienda, ancora meglio. In questo tipo di lavori, più vengono concluse le vendite, più lo stipendio si alza. Ecco perché Shannon sui social, soprattutto su Facebook, è solita fare molte dirette e video per condividere i suoi pensieri e il suo vissuto con i suoi followers, in quanto in mezzo a tutte quelle dirette ci sono anche quelle in cui parla dei prodotti che vende, ed è molto brava a farlo. Shannon dedica davvero molto tempo al suo lavoro. Fa molte dirette su Facebook per descrivere le proprietà degli integratori che vende e per rispondere alle domande di chi è interessato. E in effetti il raggio di persone presumibilmente interessate, raggiungibili tramite un social network, si amplia notevolmente per un lavoro del genere. Shannon è un'ottima venditrice, è molto brava a fare il suo lavoro. E anche raccontare un po' la sua vita privata fa parte del lavoro, perché si è resa conto che fidelizza il cliente o la cliente ancora di più. Ho letto sul web tantissime critiche sul fatto che Shannon diffondesse le sue informazioni personali tramite Facebook. Poi ho riflettuto un attimo e ho pensato ad oggi e all'influencer. Se seguiamo un influencer che sponsorizza tante cose, oggi possiamo vedere la faccia del suo fidanzato o marito. Possiamo sapere se è in dolce attesa, possiamo sapere se ha un cane e in caso anche di che razza sia. Possiamo vedere la casa in cui vive e i pasti che mangia. Shannon di fatto fa la stessa cosa, con l'unica differenza che lo fa su Facebook e non su Instagram. Quindi se un minimo si sanno le dinamiche base che ci sono dietro questo tipo di lavoro, si è consapevoli che è inevitabile e necessario intersecare la vita privata con il lavoro, perché per fare bene questo lavoro è necessario avere un seguito. Bisogna fare in modo che la gente arrivi a seguirti. Si possono trovare davvero innumerevoli video online di Shannon e molti sono stati ripresi anche per fare un documentario di Netflix intitolato American Murder,
la famiglia della porta accanto. Shannon, tramite quei video e quelle dirette, mostra la vita che conduce con suo marito Chris. Fa molte dirette con le sue due bambine e, ad esempio, se devono fare i biscotti, non mancano di riprendere il tutto. Shannon, ad esempio, in una diretta in particolare, dice che sua figlia è allergica alle noci e ai pistacchi. Quindi, di fatto, se andiamo a vedere i suoi video postati cronologicamente online, è possibile anche ricostruire questa storia. Shannon, tramite le dirette e i video, spiega come ha conosciuto Chris. Spiega che prima di conoscerlo ha avuto una brutta rottura, un divorzio, che l'ha fatta andare in crisi. Shannon spiega di non arrivare da una famiglia ricca. Quindi tutto quello che ha fatto nella sua vita di base è stato lavorare come una matta. Shannon ha lavorato fino a quando non è riuscita a costruirsi una casa tutta sua. Poi però è arrivata la malattia, il lupus. Shannon quindi ha iniziato a sentirsi spossata, stanca, ha iniziato a perdere molti capelli e alla fine è arrivata la diagnosi. Quello, sottolinea Shannon, sia stato il periodo più brutto della sua vita. Shannon pensava di non poter avere figli a causa del lupus e invece è riuscita a mettere al mondo due favolose bambine. Guardando Shannon nei video è chiaro sia una persona spigliata, aperta al dialogo, mentre Chris non è mai troppo eccessivo, non si sbottona mai troppo. Chris è un tipo timido, introverso e non ama particolarmente parlare di sé. Nonostante sia un po' introverso, viene descritto da tutti come un marito modello. In generale i Woods sono visti molto bene nella loro zona. Sono conosciuti come una coppia perfetta che si ama. Una di quelle classiche coppie da romanzo patinato che nonostante le difficoltà ha lottato ottenendo in cambio una vita da sogno. Arriva maggio del 2018 quando Shannon scopre di essere nuovamente incinta. Aspetta il terzo figlio, quindi decide di fare un video per registrare la reazione di Chris. Quindi gli fa vedere il test, ma dal video a me lui non è apparso molto felice. Chris dice un qualcosa tipo: oh, ma è incredibile, è rosa, avremo un'altra bambina. Shannon a questo punto gli dice: non lo so, è solo un test. Chris ribatte: fantastico, ma a me non pare sia molto convinto. Insomma, la notizia per il buon Chris a quanto pare non è stata poi così lieta. Il punto è che in quella circostanza ha provato a fingere e a mentire fallendo miseramente. Nonostante ciò la coppia pare essere per l'appunto da romanzo rosa. Sono perfetti, sono innamorati, hanno entrambi dei bei lavori, vivono in una gran bella casa in una gran bella zona del Colorado. Inoltre Shannon, per il suo lavoro, essendo una delle più bravi in azienda, è solita viaggiare parecchio. Il punto è che i viaggi non fanno solo parte del lavoro di Shannon. La coppia in generale viaggia davvero molto spesso. Infatti Shannon scopre di essere incinta a maggio e a giugno Shannon e Chris già partono per San Diego. Shannon in quell'occasione ha fatto tantissime dirette e foto. Praticamente ha immortalato quasi tutto della loro vacanza. E pare che tutto vada bene. Poi però arriva il 27 giugno e succede qualcosa. Shannon decide di partire per 6 settimane con le figlie per andare a trovare i suoi genitori nella Carolina del Nord. I vicini sostengono che in effetti in quel periodo li hanno sentiti litigare un po' più spesso. Di conseguenza è probabile che in quel momento ci sia stata una crisi che ha portato Shannon ad allontanarsi da Chris con le sue bambine per un po'. Ma non dobbiamo dimenticarci che Shannon ha due figlie piccole e un bambino in grembo, quindi non vuole lasciare suo marito. Si allontana semplicemente per dargli un po' di spazio e anche per passare un po' di tempo da sola a riflettere. Però nel frattempo, mentre Shannon è via, si rende conto che c'è davvero qualcosa che non va. È vero, è partita per lasciare un po' di spazio a Chris, ma lui inizia ad essere estremamente distante. Shannon ha la netta sensazione che Chris non stia pensando alla loro relazione, ma ad altro. E la cosa ovviamente la spaventa abbastanza, perché torniamo sempre al punto di prima. Shannon è incinta, in realtà vorrebbe che suo marito le dimostri affetto. E invece lui se ne sbatte altamente e per di più risponde anche poco di frequente alle sue chiamate. A fine giugno Shannon, di conseguenza, decide di chiedere a Chris direttamente se ci sono problemi. Gli chiede se c'è qualcosa che non va o qualcosa che lo turba. Ma Chris, imperturbabile, gli risponde che è tutto ok, che la ama molto e sono molto stressato dal lavoro. Nonostante però queste rassicurazioni di Chris, Shannon continua a sentire dentro di sé che ci sia qualcosa che non vada. E molti potrebbero pensare che sia paranoica, perché Chris si è sempre dimostrato un marito amorevole e un padre favoloso. E invece, come si usa dire, a pensar male si fa peccato, ma qualche volta ci ho azzeccato. In quanto Shannon, mica tutti i torti. Suo marito non è di certo lì a fare il chierichetto e a struggersi per la loro storia d'amore. Assolutamente no. Suo marito se la sta spassando con un'altra donna, ossia Nicole Kessinger. Una donna che ha conosciuto a lavoro. Nicole viene assunta dall'azienda petrolifera e capita nell'ufficio di Chris verso metà giugno del 2018 col fine di presentarsi. Da quel momento in poi i due hanno iniziato ad avere delle conversazioni normali in ambito lavorativo, ma entrambi si piacciono e durante le loro chiacchierate Nicole ha ben pensato di controllare se Chris indossi la fede nuziale. E in effetti Chris non la indossa. Ci sono molti uomini in fondo che non indossano la fede nuziale nonostante siano sposati e non hanno alcuna intenzione di tradire la moglie. Ma
qui c'è una cosa più strana, perché Chris, in ambito lavorativo, non ha mai menzionato l'esistenza di sua moglie o delle sue figlie nella sua vita. Nicole, di conseguenza, è convinta di aver davanti un collega scapolo, eppure carino, con cui si sente tremendamente a suo agio a parlare. E a questo punto Nicole non ama parlare solo di lavoro con Chris. Nicole sostiene che Chris è un ottimo ascoltatore. Col tempo, in effetti, le svela che sì, è sposato e ha due figlie piccole, ma sta già portando avanti le procedure per divorziare da sua moglie. Quindi, mentre Shannon è in Carolina del Nord, più o meno all'inizio del mese di luglio del 2018, Chris inizia ad avere una relazione, anche fisica, con Nicole. I due iniziano a vedersi sempre più spesso, anche 4-5 volte alla settimana. Vanno fuori nei bar a bere, escono spesso a cena, vanno al cinema. Il 14 luglio Shannon prova a chiamare Chris 4 volte, ma lui non risponde mai alle sue chiamate perché si trova in un museo di auto d'epoca con Nicole. Shannon però in questo caso non si arrende, quindi si attacca al telefono, continua a chiamare Chris per tutto il giorno. Chris risponde solo ad una sua telefonata. Quello stesso giorno, il 14 luglio, avviene uno scambio di messaggi tra Shannon e una sua amica. Dai messaggi si capisce che la donna si è preoccupata, in quanto dice alla sua amica che sente Chris distante, si comporta in modo strano e lei non sa proprio come fare per migliorare le cose. Alla fine, quel giorno, Chris dice a Shannon che non vuole più condividere la sua vita con lei. Non vuole il bambino che porta in grembo, non vuole proprio più stare con lei. Vuole divorziare perché non la ama più. Shannon è confusa perché lei non vuole divorziare, quindi prova a chiedergli di andare insieme, ad esempio, in terapia di coppia per provare a sistemare le cose. Ma Chris non è più disposto a fare nulla, vuole solo separarsi. A questo punto, Chris e Nicole si scatenano, si inviano alcune foto particolari, si scrivono un po' di messaggi piccantelli. Chris prova anche a cercare su Google andare in vacanze in luoghi appartati, col fine di portare in vacanza la sua fidanzata segreta. Le ricerche su Google fatte sia da Nicole che da Chris si rivelano illuminanti. Nicole, infatti, ha digitato su Google: l'uomo con cui ho una relazione dice che lascerà sua moglie. In questo caso Nicole ha dato una conferma. Lei sa, è al corrente dell'esistenza di una presunta moglie di Chris. Il 24 luglio Shannon continua a provare a mettersi in contatto con Chris per tentare di capire cosa sia successo, ma Chris non le risponde e il 25 luglio fa un'altra ricerca su Google, ossia quando dire ti amo per la prima volta in una relazione e ancora che cosa si prova quando qualcuno ti dice ti amo. Allora, a me non è chiaro il motivo per cui Chris abbia fatto questa ricerca. Anche perché fino a prova contraria Chris è sposato, ha due figlie, dovrebbe saperlo benissimo che cosa si prova quando qualcuno gli dice ti amo. Ma soprattutto mi soffermo un attimo sulla prima ricerca e mi chiedo, ma è davvero il caso di cercare quando dire ti amo a qualcuno su Google? Queste sembrano le ricerche che farebbe un bambino di 10 anni un po' curioso. Ma vabbè, tralasciamo questo dettaglio. Arriva il 28 luglio, quando Chris e Nicole partono per una vacanza assieme, fanno anche un sacco di foto. I due quindi hanno iniziato a frequentarsi verso metà giugno e proseguono a costruire la loro storia fino a fine luglio. Chris porta avanti la relazione con Nicole in modo segreto, o almeno ci prova. Infatti, il 31 luglio Chris raggiunge Shannon in North Carolina. Chris sta lì con sua moglie, le sue figlie e la famiglia di sua moglie per una settimana, per poi tornare con Shannon e le bambine in Colorado. Per tutta quella settimana Chris e Nicole continuano a mandarsi fotose, parlano tantissimo per telefono e a questo punto la famiglia di Shannon si rende conto che loro figlia non è una visionaria né una paranoica. Non si inventa le cose, Chris sembra davvero parecchio assente. Me ne è interessato a tutto ciò che riguarda Shannon. Ovviamente anche alla famiglia di Shannon questo atteggiamento di Chris non piace affatto, visto e considerato che loro figlia è incinta. Shannon dal canto suo prende malissimo la situazione, perché quello è un colpo molto duro per lei e ha un brutto effetto sulla sua gravidanza, in quanto passa la maggior parte del tempo a star male e a vomitare. E Chris non è andato neanche mezza volta ad aiutarla in bagno, a tenerle i capelli o cose del genere. E a me qua mi viene da dire, non saprei Chris, a me pure la mia migliore amica mi teneva i capelli se stavo male, dovevo dar di stomaco. Non mi pare Chris che sia un grande sforzo. Assumere questo tipo di atteggiamento, peraltro davanti alla famiglia di tua moglie incinta, è quantomeno sospettoso. Ma Chris pare che non gliene importi assolutamente di tutto questo. Il suo cambiamento in ogni caso è palese, risulta per tutti eclatante. Il 4 agosto all'una meno un quarto di notte, Nicole passa 2 ore in rete a cercare abiti da sposa. In pratica, dopo poche settimane dal suo incontro con Chris, Nicole sta già pensando al matrimonio e alle paillettes, quando sa benissimo che Chris è sposato e ha due figlie. Chris ha detto che vuole divorzio, sì, ma si sa che tra il dire e il fare, cara Nicole, c'è di mezzo il mare. Arriviamo al 7 agosto, quando Shannon si scambia dei messaggi con un'altra sua amica.
perché con Chris le cose vanno davvero davvero male. Shannon dice alla sua amica che Chris è terrorizzato per la sua gravidanza, ma non ne capisce i motivi in quanto è stato proprio Chris a dire ogni tanto che avrebbe voluto un altro bambino. Ma appena un mese dopo aver scoperto questa novità, Chris ha cambiato atteggiamento in modo molto molto drastico. Anche se a mio parere è comprensibile che Chris non sia al settimo cielo per la notizia, già nel video che gli ha fatto Shannon per fargli una sorpresa. Come vi ho già detto, Chris esclama: "Oh, ma è fantastico!" Il punto è che un tono simile lo uso io quando mia madre mi dice che mi ha comprato i miei biscotti preferiti al supermercato. Insomma, la reazione di Chris non mi sembra proprio la reazione di un uomo felice all'idea di doversi occupare di un altro bambino. Shannon, in ogni caso, continua a essere perplessa del cambiamento repentino di suo marito, non lo capisce. È partita nel giro di 2 mesi, Chris le ha detto chiaramente che non vuole più stare con lei. Si rifiuta di prendersi cura di suo figlio, non ancora nato. Vuole il divorzio e dice di non amarla più. Ovviamente la sua amica cerca di consolarla. Non dice che Chris è uno stronzo che dovrebbe lasciarlo, bensì le dice che forse Chris è solo spaventato all'idea del terzo figlio. D'altro canto loro hanno già 2 figlie, quindi è normale avere dei timori. Il terzo figlio potrebbe rivelarsi molto impegnativo. L'8 agosto è una data importantissima per Shannon, perché deve andare dal ginecologo a fare l'ecografia per scoprire il sesso del bambino e di conseguenza organizzare un baby shower. Il baby shower è una tradizione statunitense e si riferisce al festeggiamento con il quale si accoglie la futura nascita di un bambino. Durante questa festa, quindi, i genitori ricevono dei regali utili per il bambino. Infatti il termine shower può indicare una doccia o un acquazzone. In questo caso viene inteso con il significato di fare una pioggia di regali alla madre del bambino. Shannon scopre di aspettare un maschio e insieme a Chris scelgono il nome del bambino, ossia Nicole Watts. Dopodiché Shannon inizia a organizzare il baby shower per festeggiare il nuovo arrivato. Però qualcosa non va. Shannon sistema tutto, organizza la festa, invita tutti gli amici. Poi però succede qualcosa di strano, in quanto Shannon decide di non fare più quella festa. Di conseguenza Shannon manda i messaggi alle varie amiche per avvisarle del cambio di programma e una sua amica in particolare si preoccupa e insiste per sapere cosa sia successo veramente, perché è preoccupata per Shannon. Sa che è strano questo suo comportamento. Non è da lei organizzare una festa, invitare tutti e poi disdirla all'ultimo. Quindi l'amica di Shannon le chiede semplicemente se per caso ci sia qualcosa che non vada. Shannon risponde a questa sua amica: "Chris mi ha detto che non siamo più fatti per stare insieme, non siamo più compatibili, siamo arrivati ad un punto in cui si rifiuta di toccarmi o di abbracciarmi." Io onestamente questa cosa l'ho trovata davvero assurda. Per quanto le cose non vadano bene, io trovo davvero che Chris sia senza cuore. Davanti a tua moglie incinta che ti chiede un abbraccio, tu la rifiuti? Neanche la tocchi? È davvero un gesto molto cattivo a mio parere. Certo, l'amore può finire, ma smettere categoricamente di dimostrare un minimo di affetto per la donna che hai scelto di sposare credo sia un comportamento non solo sbagliato, ma anche meschino e crudele. È chiaro che in questi momenti Chris si sente un pochino diviso a metà, in quanto evidentemente si è innamorato della sua amante Nicole. Le ha promesso Marie Monti, le ha detto che con sua moglie sta divorziando ed è già tutto avviato, ma la verità è un'altra. Non è questa. Shannon non ha alcuna intenzione di divorziare da Chris e il modo in cui Shannon reagisce al comportamento di Chris ne è la prova. Se avesse voluto divorziare, perché mai avrebbe dovuto organizzare un baby shower? È chiaro che Chris nella sua testa ha bruciato le tappe in una maniera incredibile ed ora si ritrova col piede in 2 scarpe. Il problema è che a quanto pare Chris con il piede in 2 scarpe non ci riesce a stare, anche perché non ha detto alla sua amante: "Guarda Nicole, noi facciamo le cose, se vuoi ci frequentiamo anche, però io sto con mia moglie." Di conseguenza, a mio parere, Chris sente quasi di tradire Nicole avvicinandosi a Shannon, nonostante siano ancora sposati. Chris a livello emotivo è avanzato molto di più rispetto a livello pratico. Certo, i suoi sentimenti non li può controllare, ma non sta lasciando Shannon dicendole la verità, che per inciso non è solo "non ti amo più". Questa è una frase a metà, è una mezza verità. La frase giusta, a mio parere, sarebbe "non ti amo più perché amo un'altra donna. L'ho conosciuta, ormai il nostro rapporto è avviato e voglio stare con lei." Chris questa cosa a Shannon non la dice mai assolutamente, ecco perché Shannon non molla. Nicole durante questo stesso giorno fa una ricerca bizzarra su internet, digitando su Google "come sposare la tua amante". Di nuovo queste sembrano le ricerche di un bambino che non ne sa molto della vita, ma è curioso, quindi digita domande a caso su Google. Il 9 agosto Shannon e una sua collega di nome Nicole Atkinson partono per un viaggio di lavoro in Arizona perché devono andare ad una conferenza. Durante questo viaggio Shannon non sta bene, si dimostra triste, depressa. Shannon è stanca, stressata, non ha fame, a stento riesce a mangiare ed è davvero molto molto preoccupata. E in effetti
Credo che sia difficilissimo gestire uno stress simile in gravidanza. È già complicato gestire i rapporti che finiscono quando non ci sono di mezzo i figli, ma in questo caso non solo ci sono di mezzo due bambine, ma pure una moglie incinta. Lo stesso giorno, Chris manda a Shannon, senza dirle niente e senza contesto, questa foto. Guardandola, a me pare una bambola coperta con una copertina o un lenzuolino. Non è chiaro il motivo per cui Chris abbia mandato quel messaggio a Shannon. Alcuni dicono addirittura che quella non sia una bambola, ma una delle loro figlie. Ma dalla foto è evidente sia una bambola, perché i piedi che spuntano sono di plastica. Shannon risponde a Chris che non sa cosa dire, mentre io in questa foto trovo un terribile segno. La bambola a me appare una bambina, e il modo in cui è posizionato il lenzuolo su quella bambola fa pensare a un corpo che viene trovato dalla polizia e trasportato. Sapete che i deceduti, quando vengono trovati, vengono trasportati coperti? Ecco, a me questa foto ha dato quest'impressione. E onestamente mi vengono i brividi solo a pensarci. Arriva il 10 agosto, Shannon è sempre via in viaggio per lavoro. E Chris chiede ai vicini se possono tenergli le bambine, perché vorrebbe andare ad una partita di baseball con i suoi amici. Sorpresa sorpresina, Chris non è con i suoi amici ma con la sua amante. Arriviamo all'11 agosto, quando la cronologia delle ricerche di Google di Nicole è assurda, in quanto cerca per ore su Google come fare, come prepararsi per avere un rapporto intimo da dietro. Ci siamo capiti, dai. Passa ore da un sito all'altro e condisce il tutto con la visione di parecchi video birichini, sempre sullo stesso stile. Ora, io ho letto spesso sul web che questa cosa è stata considerata una cosa strana e quando è emersa ha creato parecchio scandalo. Ma per me il motivo di queste ricerche, di nuovo, risulta quantomeno palese. I due si sono visti il 10 agosto ed è probabile che Chris abbia fatto intendere a Nicole di voler fare tale pratica in un contesto intimo. Nicole, non avendolo mai fatto, probabilmente sul momento si è tirata indietro per poi cercare il giorno dopo come fare per prepararsi ad affrontare una situazione intima simile. Santo cielo, non stiamo parlando di sgozzare capretti nelle notti di luna piena, bensì di una pratica normale che spero non sia un tabù. In ogni caso, Nicole pare si voglia preparare per affrontare un rapporto intimo di tal tipo e quindi cerca su Google dei consigli per capire come fare. A me pare questo un ragionamento molto lineare e logico. Magari però, per carità, mi sbaglio io, non saprei. Arriviamo al 13 agosto. Questo è il giorno in cui Nicole Atkinson e Shannon tornano dal loro viaggio di lavoro. Il punto è che l'aereo fa ritardo, quindi Shannon ritorna a casa più o meno all'1:45. È esattamente da questo momento che non è chiaro cosa sia successo. Ciò che è sicuro è che Chris sta a casa con le bambine. Lui si sveglia alle 5 del mattino. Verso le 5:30 carica il suo furgone per 50 minuti facendo tre viaggi diversi. Questa informazione è confermata in quanto la videocamera di sorveglianza del vicino riprende anche una parte della casa di Chris e si vede chiaramente Chris che nell'arco di 50 minuti fa avanti e indietro dal garage al suo furgone per caricare delle cose. Non si capisce bene che cosa, ma sicuramente non stiamo parlando di qualcosa di leggero, se no non sarebbero stati necessari tutti quei viaggi. Alle 8:30 della stessa mattina Chris chiama la scuola che frequentano le sue due figlie per avvisare che da quel giorno Belle e Celeste non sarebbero più andate in quella scuola. La stessa mattina Nicole Atkinson, la collega e amica di Shannon che è partita con lei per il viaggio di lavoro, prova a mettersi in contatto con lei perché non è stata mai bene durante il viaggio di lavoro e quella mattina deve andare a fare una visita di controllo dal ginecologo per vedere se è tutto ok. Quindi inizialmente Nicole prova a chiamarla per sapere cosa le abbiano detto durante la visita, ma Shannon non risponde. Nicole fa più tentativi, poi a un certo punto però si preoccupa, perché non è da Shannon non rispondere al telefono, anche perché Shannon, col lavoro che fa, è sempre attaccata allo smartphone, quindi il fatto che sia irreperibile fa preoccupare l'amica, che decide di andare direttamente a casa di Shannon per controllare che vada tutto bene. Una volta arrivata a casa di Shannon, Nicole inizia a bussare alla porta, ma non ottiene risposta. Di conseguenza, prova a contattare Chris. Nicole chiama Chris e gli dice che ha provato a contattare Shannon, ma non ha mai risposto al telefono e a quanto pare non è neanche a casa. Nicole quindi domanda a Chris se per caso sa qualcosa a riguardo. Chris tranquillizza Nicole dicendole che Shannon è andata a casa di un'amica per far giocare le bambine con i figli di quest'ultima, quindi forse è per questo motivo che non è a casa. Nicole però non si fa fregare e dice a Chris che vede tranquillamente la sua macchina parcheggiata in garage e Shannon non si sarebbe mai allontanata senza prendere la macchina. E senza la sua macchina, come ci sarebbe arrivata dalla sua amica? Chris in ogni caso fa il vago, dice a Nicole di non preoccuparsi e richiude la chiamata. Nicole però di certo non smette di preoccuparsi, quindi prova ad entrare in casa dal garage. Casa Watts ha un sistema di allarme che manda un messaggio istantaneo al numero di Chris in caso qualcuno tenti di entrare in casa. Chris, avendo ricevuto da poco la chiamata di Nicole, capisce che
è lei quella che sta cercando di entrare in casa sua. Quindi questa volta la chiama lui alquanto alterato dicendole di allontanarsi dalla sua proprietà e di smetterla di provare ad entrare in casa sua. Nicole, l'amica di Shannon, continua ad essere incredibilmente preoccupata e quindi cosa fa? Prova a mettersi in contatto con il ginecologo di Shannon per sapere se quantomeno quella mattina alla visita ci è andata. Nicole in questo caso è un'ennesima brutta notizia perché il ginecologo dice che Shannon non solo ha saltato la visita, ma non ha neanche avvisato precedentemente per disdire l'appuntamento. A questo punto Nicole chiama la polizia. Spiega alla gente che lei e la sua amica Shannon sono state in viaggio per lavoro e dice che l'ha riaccompagnata a casa alle 2 del mattino del 13 agosto. Nicole dice alla gente che la sua amica è anche incinta di 15 settimane, però lei e suo marito si stanno separando. Nicole però dice alla polizia che, a quanto ne sa Shannon, non sapeva realmente che Chris volesse il divorzio, bensì credeva semplicemente che tra di loro ci fossero dei problemi. E infatti è stato Chris a dire a Nicole, quando si sono sentiti poco prima, che lui e Shannon si stanno separando. La polizia però non può entrare nell'abitazione senza l'autorizzazione di Chris. Quindi lo chiamano nuovamente e questa volta è la polizia che parla, chiedendogli il permesso di accedere a casa sua. Chris a questo punto dice alla polizia che sta tornando a casa, quindi chiede se cortesemente possono aspettarlo. Dopo qualche minuto Chris arriva a casa, apre la porta d'ingresso e la polizia entra in casa per fare un sopralluogo. Mentre le autorità controllano tutte le stanze della casa, trovano il cellulare di Shannon infilato in due cuscini nel divano del salotto. A questo punto Nicole va davvero in panico. Dai filmati della polizia è proprio possibile vedere la faccia di Nicole che si preoccupa sempre di più, secondo dopo secondo. Capisce a questo punto che se Shannon è da qualche parte senza telefono, le è successo qualcosa di grave. E a questo punto abbiamo due reazioni totalmente opposte. Da una parte abbiamo Nicole, che si sta preoccupando come una matta. Dall'altra c'è Chris, che è tranquillo come un impiegato alle poste. È calmo, disinvolto, sembra non ci sia alcun problema. Pare non sia un problema che le sue figlie e sua moglie incinta siano scomparse. No, no, tutto a posto. Un'altra stranezza che ha notato la polizia sono i letti presenti in tutta la casa, disfatti, senza né il lenzuolo né la coperta. La polizia quindi a questo punto inizia un attimino a fare qualche domanda a Chris, chiede se tra lui e Shannon sta accadendo qualcosa di strano, gli fanno delle domande sul loro rapporto. Cercano di capire se Shannon aveva un buon motivo per scappare così, in quelle condizioni da casa, senza cellulare, senza la sua macchina, quindi accompagnata da qualcuno di sconosciuto. Chris dice all'autorità che in effetti si stanno separando, ma Shannon non vuole assolutamente accettare la cosa, non vuole divorziare. Chris sostiene che alle 5:30 del mattino è andato a lavoro, come ogni giorno. Ha caricato il furgone con alcuni attrezzi utili e poi è andato a lavorare. Da questo momento neanche Chris sa più nulla di Shannon, a parte che lui di certo, quando si è alzato per andare a lavoro, l'ha lasciata nel letto che dormiva. Il giorno dopo, quindi il 14 agosto, Chris decide di fare un'intervista in un telegiornale locale per fare un appello. E, ragazzi e ragazze, quell'intervista, quell'appello è assolutamente inquietante. In pratica c'è Chris che racconta la cosa come se fosse qualcosa di divertente. Fa delle risatine totalmente fuori luogo. Insomma, possiamo dire che questa intervista, al posto di allontanare i sospetti da lui, ovviamente hanno l'effetto opposto. Chris sembra colpevole. Nello stesso giorno, Chris si affretta per eliminare tutte le chat e le foto che si è scambiato con la sua amante, ossia Nicole Kessinger. Poi Chris la chiama e parlano per 50 minuti. Non è dato sapere cosa si siano dette in questa telefonata, ma io credo di esserci arrivata. Io presumo che Chris abbia detto alla sua amante che sua moglie e le sue figlie siano scomparse. Tant'è vero che Nicole, dopo aver avuto quella conversazione telefonica con Chris quello stesso giorno, cerca su Google il nome di Shannon Watts e scopre chiaramente che effettivamente la donna è davvero scomparsa, in quanto il fatto ormai è pubblico, è su tutti i media e su tutti i telegiornali. La seconda ricerca che fa Nicole su Google quel giorno è: la polizia può rintracciare i messaggi cancellati? Ecco un altro indizio su cosa probabilmente Chris le ha detto durante quei 50 minuti di telefonata. Chris ha detto a Nicole di eliminare tutte le loro chat e tutte le loro foto. Quindi Nicole Kessinger sa che la moglie e le figlie del suo amante sono inspiegabilmente scomparse. La polizia entra in possesso di alcune mail fornite da un collega di Chris tra Chris e Nicole, in quanto questo collega sapeva che i due avevano una relazione e neanche hanno evitato di inviarsi mail un po' compromettenti a lavoro. Nicole, quando scopre che le autorità hanno in mano delle mail che la smascherano in quanto amante di Chris, si reca lei stessa dalla polizia per dire loro che ha appreso la terribile notizia della scomparsa di Shannon e delle sue due figlie, Celeste e Belle, dai vari telegiornali e deve confessare una cosa molto, molto importante. In realtà, l'amante di Chris Watts
È lei. A questo punto entra in azione l'FBI, che inizia a interrogare Chris. Gli chiedono se aveva un amante e lui risponde con queste parole: no, non potrei mai farle questo. In realtà sospetto fosse Shannon ad avere un amante. L'FBI in ogni caso ci crede poco, quindi inizia a torchiare l'uomo per ore, ma Chris proprio non confessa. Di conseguenza l'FBI gli chiede di sottoporsi alla macchina della verità. Chris accetta. In realtà dovete sapere che molti assassini serial sono riusciti a deludere la macchina della verità, ma non Chris. Chris è un po' un fagiolo, non è in grado di mentire, quindi quel test lo fallisce miseramente. A questo punto la polizia entra anche in possesso del GPS che si trova nel furgone che Chris usa per andare a lavorare. Quindi fa un controllo sullo spostamento di quel furgone la mattina del 13 agosto. Nel frattempo Chris è sempre interrogato dagli agenti dell'FBI che cercano di convincerlo a confessare. Ha fallito il test del poligrafo. Inoltre ormai è chiaro che sia colpevole. Inoltre dai suoi atteggiamenti è chiaro che Chris nasconda qualcosa dall'inizio. Ma nonostante questo Chris non confessa. Non confessa proprio. Dalle ricerche sul GPS del furgone di Chris emerge il 16 agosto che Chris, la mattina del 13 agosto, si è diretto presso un campo sulla proprietà del suo ex datore di lavoro. Se ricordate, l'uomo lavorava per una società petrolifera, ossia la Anadarko, che l'ha licenziato qualche giorno prima. Ebbene, in quella proprietà, in quel campo, ci sono delle cisterne con all'interno del petrolio. In quello stesso campo viene localizzata una copertina di una delle due bambine di Chris. Intanto l'FBI continua imperterrito a interrogare Chris. Ormai l'ha pure arrestato perché ha fallito il test del poligrafo. E potrebbero incriminarlo comunque, ma le autorità non si accontentano del test del poligrafo. Vogliono che Chris Watts confessi. Arriva a questo punto un momento in cui Chris chiede agli agenti dell'FBI di poter parlare con suo padre. Gli agenti acconsentano. Lui però non esce dalla sala interrogatori, è il padre che entra nella sala interrogatori. E tutto è registrato. Il padre quindi entra nella stanza degli interrogatori, parla a Chris e chiede se effettivamente è davvero lui il colpevole. Chris a quel punto vuota il sacco e a suo padre dice: sì, l'ho fatto io. E continua dicendo: abbiamo avuto una brutta conversazione quando lei è tornata dal viaggio di lavoro il 13 agosto. Il tutto per me era molto straziante perché gli ho detto chiaramente che volevo la separazione, gli ho detto che non l'amavo più e tutto il resto. Il padre quindi gli risponde: ok, e che è successo dopo? Chris risponde semplicemente: poi l'ho uccisa. Suo padre gli chiede: che cosa? E Chris ripete: e poi l'ho uccisa. La versione di Chris è questa. La mattina del 13 agosto, quando Shannon è tornata a casa dal suo viaggio di lavoro, alle 2 del mattino lui si è svegliato e hanno iniziato a litigare, in quanto lui ha detto a Shannon di volere il divorzio. Ma di nuovo Shannon non vuole saperne neanche per sbaglio di separarsi. Vuole trovare una soluzione che non comporti il distruggere la sua famiglia. Chris sostiene che durante la discussione si è spostato per la casa, ha cambiato camera e ha visto dal baby monitor Shannon che stava strangolando le sue figlie. Quindi, in un attacco d'ira per difendere Belle e Celeste, Chris ha attaccato Shannon, l'ha allontanata dalle bambine e l'ha strangolata fino a farla fuori. Le due bambine però ormai purtroppo non c'erano più, quindi Chris ha preso tutte e tre i corpi, portandoli in un campo di proprietà dell'Anadarko, per poi nasconderli nelle cisterne piene di petrolio. Chris viene arrestato il 15 agosto del 2018 e il 21 agosto viene accusato di ben 5 capi d'accusa. Chris si dichiara colpevole il 6 novembre. Il procuratore distrettuale non richiede la pena capitale su richiesta specifica della famiglia di Shannon. Il 19 novembre, quindi, Chris Watts viene condannato a 5 ergastoli, di cui 3 consecutivi e 2 simultanei, senza possibilità di libertà condizionale. Chris decide di confessare del tutto quando già è stato condannato. Lui non ha ucciso solo sua moglie e basta, ma anche le sue figlie, con uno scopo. Voleva stare con la sua amante, Nicole. Chris, in carcere, tramite delle lettere, rivela che ha tentato di avvelenare Shannon per farla abortire in quanto non voleva un altro figlio. Dato che i suoi tentativi non sono andati a buon fine perché alla fine Shannon non ha abortito, l'uomo ha deciso di percorrere la via più drastica, toglierla di mezzo. Ha fatto la stessa cosa anche con Belle e Celeste, le due figlie. Nelle lettere Chris spiega di aver premeditato il crimine il giorno prima di compiere il tutto. Ha scritto in una lettera questo: il 12 agosto, quando ho finito di mettere le ragazze a letto, mi sono allontanato e ho detto a me stesso che era l'ultima volta che l'avrei fatto. Il 3 dicembre del 2018 Chris Watts viene trasferito dalla prigione del Colorado a quella del Wisconsin. Questo caso è molto chiacchierato, in quanto è uscito anche non troppo tempo fa un documentario su Netflix proprio su questo caso, intitolato American Murder, la famiglia della porta accanto.
Quel documentario è molto ben fatto, ci sono diversi video della vita quotidiana di Shannon, in caso vogliate approfondire ulteriormente questo caso di cronaca. Onestamente io di questo caso non so neanche che cosa dire esattamente, perché ha davvero dei tratti assurdi. Mi sembra assurdo che Chris sia stato in grado di togliere la vita a tutta la sua famiglia in un modo così semplice, senza avere un briciolo di pentimento nello sguardo. A me, onestamente, è quello che fa più paura. Il termine usato dai criminologi per questi casi è distruttore di famiglia. Nel 2013 l'Howard Journal of Criminal Justice ha pubblicato uno studio sulle caratteristiche degli sterminatori familiari, indicando che i soggetti sono tipicamente maschi e rientrano in una di queste tre categorie. O sono delusi da qualcosa, o sono ipocriti, oppure è anche possibile che siano socialmente instabili e paranoici. Guardando il caso di Chris Watts è evidente che l'uomo abbia un comportamento da ipocrita narcisista. Coloro che fanno parte di queste categorie provano a comportarsi in modo perfetto e spesso tentano di ritenere il coniuge responsabile sia del crimine che di qualsiasi onere familiare che ha portato al crimine. Chris Watts lo ha dimostrato quando ha detto che era stata sua moglie ad aggredire le sue bambine. Lui era semplicemente intervenuto in uno scatto di rabbia. Peccato che poco dopo abbia ammesso di aver fatto tutto da solo. Shannon, poverina, non aveva mai fatto nulla. Detto questo, ragazzi, voi cosa ne pensate di questo caso? In caso io avevo detto qualcosa di sbagliato? O se volete aggiungere qualche informazione che io non ho inserito ma che per voi è importante, potete scrivere quello che volete qui sotto nei commenti. Detto questo, ragazzi, ho finito di sproloquiare in questo video, spero vivamente che questo video possa risultare per voi di vostro gradimento. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video e vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.